Ok, che segno sei? Una delle domande che forse mi è stata fatta quasi quanti anni hai, e forse anche tu sei una persona che fa questo tipo di domande qua. Chi la fa a me rischia di essere messo nella lista del male per sempre. Intanto benvenuti in questa nuova puntata di Psicologia senza poesia. Parliamo di queste cose che piacciono in qualche modo a un sacco di persone, e qualcuna ci crede pure. Parliamo di come la nostra mente è predisposta a cascarci e ti faccio pure un test di personalità, così, gratis e a distanza. Tu però lascia un like, così divento milionario. Cos'è l'oroscopo? E sinteticamente l'oroscopo è una previsione basata sulla posizione delle stelle e dei pianeti al momento della nostra nascita, motivo per il quale ci viene attribuito un cosiddetto segno zodiacale, che sintetizza le caratteristiche della nostra personalità e predispone il nostro futuro, e quindi ogni giorno, mese o anno possono essere fatte delle previsioni più o meno a lungo termine che possono farci capire per tempo quello che potrebbe succedere sulla base di quello che siamo noi. Sei d'accordo? Perfetto. Intanto proviamo a fare questo test al volo. Concentrati, scegli bene perché ci ho pensato, non essere frettoloso, non essere frettolosa. Scegli, preferisci questo o preferisci questo? Scegli bene, concentrati. Secondo te, quale ti fa identificare di più? Concentrati, senza pensarci troppo però. Quale preferisci? Questo o questo? Se hai scelto questo, sei una persona sicuramente riflessiva e introspettiva e preferisci frequentare poche persone con le quali essere molto intimo piuttosto che grandi folle, anche dispersive. Sei una persona meticolosa che sta attenta ai dettagli e quando provi a fare una cosa cerchi di essere un po' più precisa degli altri. E ti faccio pure una previsione sul futuro. Probabilmente, anzi probabilmente, in futuro, nei prossimi giorni, le cose si stabilizzeranno e crescerai lavorativamente, quindi stai attento a non farti scappare le giuste opportunità. Cerca di essere un po' più determinato. Anche in amore le cose si stabilizzeranno, quindi abbi fiducia, tranquillo. Fidati. Se invece hai scelto questo, sei una persona socievole ed estroversa e tendi a prendere l'iniziativa quando c'è da fare qualche cosa, anche se non mancano le occasioni in cui ti sei sentita particolarmente inibita, come persona e non come uomo donna. Sul lavoro tendi a essere anche tu abbastanza meticoloso, anche se certe volte rischi di essere imprudente. Quindi, prima di prendere iniziative affrettate, prova a essere un po' più prudente. E anche la stessa cosa, se devo proprio sforzarmi di fare una previsione, si potrebbero aprire nuove prospettive anche in amore, però non essere imprudente e non prendere decisioni azzardate. Ci ho azzeccato! Penso di sì. Posso sbagliare? Certo, ma sbaglio raramente. Ora ti voglio raccontare dell'effetto Barnum, studiato da Forer, un mio amico. L'effetto Barnum descrive uno stato psicologico per il quale le persone tendono a riconoscersi in descrizioni generiche e vaghe, credendo che comunque siano specificatamente rivolte a loro. E questo succede perché ognuno di noi è tutto, è il contrario di tutto. È vero che una personalità può esprimersi prevalentemente in modo estroverso o introverso, ma è anche vero che una personalità sana sa esprimersi in determinati contesti in modo più estroverso, in determinati contesti in modo più introverso, e ne abbiamo parlato anche in altri video specifici. Per questo motivo, se ti dico che sei una persona particolarmente estroversa, tendi a riportare alla tua memoria tutti quegli episodi che ti fanno confermare quella specificità lì. E allo stesso tempo, se invece ti dico che sei una persona introversa, con la stessa facilità tendi a riportare alla tua memoria episodi in cui ricordi di essere stato particolarmente inibito, e funziona più o meno così. Per questo capita di leggere l'oroscopo e pensare: assurdo, vero, sono io. E non mi credi? Che segno sei? Perfetto, e sei una persona che ha bisogno di essere apprezzata dagli altri perché certe volte dubita anche delle sue capacità e quindi ha bisogno ogni tanto di sentirsi dire bravo.
Mi sembra ovvio che l'effetto Barnum non si applica solamente all'oroscopo, ma si applica a tutte le forme di divinazione e interpretazione, quindi ai tarocchi, all'interpretazione dei sogni, fino agli scarabocchi che ti ho fatto vedere. Questo avviene perché appunto la nostra mente, tra le funzioni di base che ha, vi è proprio quella di trovare significati personali a descrizioni vaghe, oppure di trovare senso a tutte le informazioni che ci vengono date. E comunque, te la dico io, una cosa seria, e le persone che guardano questo canale e soprattutto guardano le puntate fino alla fine sono sicuramente persone speciali come te, e quindi le persone che guardano questo canale sono sicuramente intelligenti, belle e simpatiche. E se ti vedi approfondire queste cose qui, davvero, guarda anche questo video qui, dove ci raccontiamo cos'è la nostra personalità e quindi come la nostra personalità può influenzare il nostro comportamento in modo più o meno prevedibile e senza poesia. E che ci sei, ve lo dico, lascia sto like.